Ok. Fantino. Belisario. Scusate, stiamo facendo l'appello, grazie. Benassi. Caccamo. Carlone. Carlone. Non c'è. No, non ha risposto. No. Come Carlone. Ha detto no, no. Carrus. Dopo. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Allora, presenti 10 consiglieri, assenti 14 più la Presidente, quindi abbiamo il numero legale per la seduta di seconda convocazione. Nomino qua gli scrutatori della seduta, i consiglieri Caccamo, Poli, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione alla Presidenza. E prima di procedere, diciamo, sull'ordine del giorno, io credo di poter, diciamo, esprimere a nome di tutto il Consiglio le più affettuose condoglianze ad Andrea Coia per la morte del caro papà. Quindi penso che siamo tutti quanti vicini ad Andrea. Condoglianze sincere e affettuose. Grazie a tutti. Grazie. Allora, ripeto, siamo in seconda convocazione, eravamo in dichiarazione di voto, stava facendo la dichiarazione di voto, se ricordiamo bene, il consigliere Matronola. Prego, consigliere Matronola. No, no, non è possibile. Vabbè, niente, era finito, Presidente. Numero legale prima. Vabbè, di fare. Vabbè, ho chiesto il numero legale. Deve fare la dichiarazione di voto. Mancavano, quindi va bene. Che devo fare adesso? E siamo favorevoli, abbiamo presentato noi, tutto il PD ha presentato. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliera Caccamo, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, signori degli uffici. L'altra volta abbiamo discusso quella risoluzione che riguarda l'istituzione del poliziotto di quartiere. Io devo fare la dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico e penso che la ragionevolezza vuole che questo documento venga approvato, anche se io personalmente lo ritengo incompleto, e per questo, al di là dei proclami e delle sparate che si sono fatte in questi giorni, perché siamo in campagna elettorale, in pre-campagna elettorale, ho preparato già un documento che sottoporrò poi all'attenzione dell'Aula, con il quale documento chiedo di estendere l'istituzione del poliziotto di quartiere a tutto il territorio del municipio e non solo ai 4 quartieri citati nel documento. Quindi dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Consigliera Lozzi, prego. Noi siamo favorevoli, ma forse qualcuno non ha letto l'Impegna, perché nell'Impegna si parla di tutto settimo municipio a partire dall'Extra Gra. Era solo nelle premesse la citazione di alcuni quartieri. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
La controprova veloce, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, all'unanimità dei consiglieri presenti, 12 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Quindi la risoluzione è approvata. Allora, procediamo all'appello in prima convocazione. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Quattordici consiglieri presenti, 10 consiglieri assenti più la presidente Fantino, quindi abbiamo il numero legale per aprire la seduta. E no, quanto riguarda i scrutatori, confermo presidente della presidente, per fatto personale. Chiedo scusa, giusto per precisazione, perché va a finire che non mi calmo. Io ho bisogno di calmarmi un pochetto. Allora, io ho assistito orora a una scena che la definisco, la posso definire in tutti i modi. La consigliera Valeria Vitrotti è entrata nel parcheggio, non ha trovato posto, educatamente è riuscita per trovare posto all'esterno, non ha trovato posto all'esterno. E tra l'altro stava per rientrare per entrare di nuovo nel parcheggio. Il personale che è stato messo, che non so da chi dipende questo personale, non lo so, io vorrei anche appurare questo, da chi dipende questo personale. Parlando del personale del Gabbiotto? Sì, perché poi mi rivolgerò io personalmente, essendo appartenendo da molti anni all'Associazione Nazionale Carabinieri. E non si può permettere quel signore, non si può permettere in assoluto modo di prendere e mandare, non fare entrare una consigliera che peraltro io stesso ho fatto presente che era persino incinta. Quindi ho detto mettela dove te pare la macchina. E questo signore si è permesso di dire ma chi sei tu? A dire che sono un consigliere non mi importa assolutamente niente che sei un consigliere, non sei affatto nessuno. E tu chi sei? Chi sei per dire queste cose? Allora voglio sapere chi è che li dirige questi signori. Perché se ho scritto, però il direttore, io vado direttamente dal generale che comanda quel nucleo, perché lo conosco pure bene tra l'altro, e non si può permettere questo signore di interdire addirittura. Va bene così, il passaggio ad una consigliera incinta. Grazie. La ringrazio e chiedo scusa se ho usato questo tono un po' acceso, che non è da lei. Grazie. Allora, confermo i stessi scrutatori della seduta di seconda convocazione. Ora, i primi punti all'ordine del giorno riguardano le 4 delibere propedeutiche al bilancio. Siccome l'assessore Gian Siracusa, che deve illustrarle, sta arrivando, sta parcheggiando, mi ha appena chiamato, dice, sta girando nel municipio per trovare parcheggio, le deve illustrare lei. Io propongo al Consiglio, ecco, è arrivata invece, ecco. Quindi non c'è necessità di invertire l'ordine del giorno. Calma, consigliere Assessore Gian Siracusa.
Intanto comunico a Laura che ieri mattina, tarda mattinata, è arrivata la proposta di bilancio e credo sia stata inviata a tutti i consiglieri anche con, diciamo, come entrare nel bilancio e per visionarlo. È un malloppo piuttosto sostanzioso, quindi dal regolamento va approvato entro 10 giorni, quindi penso che la settimana prossima, sicuramente la settimana prossima dovremmo fare un consiglio esclusivo sulla proposta di bilancio, tenendo presente che fino a venerdì le commissioni non si possono convocare, cioè il primo giorno utile per la convocazione della commissione, in questo caso soprattutto la commissione bilancio, è venerdì. Scusi Presidente, siccome non è facile scaricare quel bilancio, io per il terzo anno consecutivo non ci riesco, almeno dateci in cartaceo tutta la parte che riguarda il nostro municipio. Credo che non si possa fare il cartaceo, mi dicevano anche dall'ufficio informatico, credo che... Perché non si può, che non si può aprire, che non, io sono di queste cose, sono un po' ignorante. Ma l'assessore ce l'ha sicuramente il bilancio del municipio, io penso. Credo che ce l'abbia come noi, non credo che ce l'abbia cartaceo. Ma non gliel'ha mandato, cioè non è stato mandato il bilancio? No? Che sì, è stato nostro, mandato, ma che via telematica. Prego. Sì, se riusciamo a stamparlo, almeno uno per ogni gruppo cerchiamo di farlo. Allora, buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo. Sì, io so che ieri è arrivato il bilancio e ho già sentito gli uffici che stavano provvedendo a scaricare tutto quanto il materiale relativo ovviamente al settimo municipio. Adesso insomma, in qualche modo troveremo il modo per renderlo fruibile a tutti i consiglieri. Sì, non è... troveremo il modo. D'accordo. Se non è possibile cartacea, faremo come l'altra volta su un dischetto. Cioè, qualcosa sicuramente tra oggi e domani faremo. Allora, procediamo con il primo punto, i primi 4 punti. Io propongo al Consiglio, siccome sono tutte modifiche regolamentari e tutte, diciamo, un'unica materia, ti chiedo all'assessore di fare possibilmente, se è possibile, un'unica presentazione, faremo un'unica discussione su tutti e 4 i punti, chiaramente poi dichiarazione di voto e voto per atti singoli. Ci sono, diciamo, pareri discordi su questo? Mi sembra di no, quindi prego assessore. Sì, grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri. Allora, si tratta delle 4 delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio. Insomma, tutti gli anni le abbiamo approvate insieme alla discussione di bilancio, quest'anno sono arrivate qualche giorno prima ed oggi le discutiamo. Io mi sono confrontata col Presidente del Consiglio per fare una presentazione unica, perché in realtà queste 4 delibere propedeutiche non vanno a incidere in alcun modo sui tributi da versare. Sono fondamentalmente 3 atti dovuti, cioè 3 adeguamenti alle normative, e di quella più consistente ovviamente è l'adeguamento alla legge di stabilità che è stata votata a dicembre del 2015 e che prevede l'eliminazione della TASI anche per le prime case. La prima modifica al regolamento invece è l'unica, diciamo, su cui che non è, diciamo, da considerarsi un atto dovuto o semplicemente un adeguamento normativo, ma riguarda l'estensione alle categorie extraalberghiere su cui già insiste un contributo di soggiorno. All'interno di queste categorie extraalberghiere viene inserita anche la categoria degli ostelli e delle guest house. Il contributo rimane invariato, cioè sono sempre 3,50 euro, ma semplicemente anche questa modalità, questa tipologia di soggiorno viene inserita e viene equiparata a tutte le altre categorie extraalberghiere. Non vengono modificati gli importi né per
le strutture alberghiere né per quelle extraalberghiere. Le altre due delibere, che sono quelle, gli altri due regolamenti, che sono quelli per l'accertamento con adesione e per il ravvedimento operoso, sono, immagino insomma che l'avete letti, anche se non siamo riusciti a fare un passaggio in commissione, sono adeguamenti normativi e atti dovuti a cui credo si possa dare parere favorevole, insomma, senza grandi problemi. Visto appunto che non vengono modificati gli importi e visto che mi sembra si tratta appunto di atti dovuti più del riconoscimento della realtà degli ostelli come le altre strutture extra alberghiere, io propongo il parere favorevole. Grazie. Allora, grazie assessore, apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Coglia, prego. Beh, come ha detto l'assessore, diciamo, queste modifiche ai regolamenti derivano dalla legge di stabilità, quindi diciamo in parte esulano dalla competenza del municipio. Però qualche piccolo commento magari lo possiamo fare, qualche osservazione, senza entrare nel merito della legge di stabilità, che è molto complessa. E potremmo fare due osservazioni principali. Sulla 48-55, che è la modifica al regolamento IUC, i mutasi, ci sono due elementi che comporteranno per il Comune di Roma un grosso aggravio. C'è l'esenzione per gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti sui terreni agricoli e c'è la possibilità di per diciamo, le case date in comodato d'uso a parenti in linea retta di non pagare determinate tasse. E io non commento queste scelte, che possono essere, come dire, palesi o meno, però questo nel prospetto finale significa che il Comune di Roma nel 2014 aveva entrate per 572 milioni, nel 2016 ce ne avrà 123 dal prospetto, quindi diciamo 450 milioni in meno per il Comune di Roma saranno duri da digerire. E poi ci sono altre piccole, diciamo, sulla tributi locali, la 41-70, piccole modifiche che non cambiano sostanzialmente il regolamento vigente. C'è una parte al punto E dove si parla dell'abolizione della ricevuta di pagamento. Ci interroghiamo se anche questo faccia parte del patto di stabilità o meno. E poi nel ravvedimento operoso, se non sbaglio, c'era il discorso dell'invito a comparire, adesso stavo cercando, diciamo, una procedura in cui si poteva avere una riduzione ulteriore con l'invito a comparire, e questa viene abolita. Quindi di fatto diciamo, si pagherà la tassa per intero. Noi, ho detto, le tematiche sono molto complesse, ci vorrebbero mesi, non lo so, almeno un mese per una persona preparata per leggersi tutto il patto di stabilità, i riflessi e capire poi le implicazioni sugli regolamenti a tutti i livelli. Sicuramente anche i regolamenti precedenti a nostro avviso contenevano delle particolarità, chiamiamole, che abbiamo commentato l'anno scorso, che non riteniamo opportune, quindi non voteremo sicuramente favorevole a queste modifiche. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Consigliere Laddaca, prego. Grazie presidente, buongiorno assessore, colleghi e rappresentanti degli uffici. Sì, come ha detto l'assessore, insomma, si tratta veramente di piccole cose le modifiche che ci vengono in questo
in queste quattro delibere propedeutiche al bilancio. Credo che avremo, non credo, ma sicuramente più da parlare sul bilancio che dovremo analizzare e su cui dovremo esprimerci nei prossimi giorni. In riferimento, io veramente ho poco da dire sul contributo di soggiorno, come ha detto l'assessore, insomma ci sono delle piccole modifiche che derivano anche dal nuovo regolamento regionale che è andato a ritoccare alcune definizioni, alcuni termini e a precisare meglio delle categorie. Per quanto riguarda l'accertamento con adesione e il ravvedimento operoso, anche qui sono piccole, sono leggere modifiche dovute appunto a modifiche di termini di pagamento, modifiche della possibilità di pagare in misura ridotta introdotto dalla legge di stabilità. Per quanto riguarda IUC, quindi comprensivo anche di IMU e TASI, come sottolineava il consigliere Goglia, c'è una minore entrata, ma insomma lui ha parlato dei terreni agricoli e della possibilità di dare insomma, in usufrutto ai parenti, ma ricordiamoci tutto il discorso legato alla prima casa che pesa di più in questo provvedimento che non le categorie a cui faceva riferimento lui. E poi insomma, mi permetterà la battuta per chiudere, ma è proprio una battuta: queste minori entrate fanno parte del complotto per far vincere i 5 Stelle e quindi darvi meno entrate da poter gestire nei prossimi mesi. Ma insomma, è solo una battuta per riportare un po' il clima in quest'aula un po' più leggero. Grazie. Grazie a lei anche per la battuta. E altri interventi? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Ma io non voglio tanto entrare nel merito di quello che si sta discutendo oggi, ma vorrei entrare nel merito di come vengono affrontati, ed sono affrontati da circa 3 anni in questo Consiglio, le cose. Mi sembra che comunque da una parte ci sia la volontà di sminuire questi piccoli cambiamenti che sono stati fatti nei regolamenti. Io penso che la cosa migliore per tutti noi, visto che siamo qui e dobbiamo votare, ci dobbiamo prendere responsabilità, che qualsiasi cosa passi per il Consiglio deve essere prima stato appurato e sviscerato nelle commissioni. Questo purtroppo spesso non accade, e siccome non è possibile arrivare in Consiglio pensando di votare una cosa che poi in effetti forse non va neanche a incidere in qualcosa, forse incidere in qualcosa ci va, perché altrimenti non sarebbe stato cambiato, a parte il fatto dove c'è solamente il cambio di nome o di qualche altra cosa. Però secondo me la cosa importante è andare sempre a vedere tutto quello che dobbiamo votare, perché abbiamo una responsabilità verso i cittadini. Quindi io oggi sicuramente mi asterrò dal voto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lozzi, prego. Allora, io non sono molto ferrata in materia, difatti l'analisi approfondita l'ha fatta il mio collega, però non credo ci sia molto da ridere né di complotti né di nulla, perché al di là di chi vada a governare questa città, sappiamo che la legge di stabilità ha messo in ginocchio tutti gli enti locali di questa nazione. Sta tagliando fondi, l'Italia sul sociale dal 2007 a oggi quasi del 70%, così come su qualsiasi altra materia. Quindi forse più che ridere, fare battute o complotti vari, dovremmo come enti locali cominciare a dire la nostra in qualche modo, piuttosto che limitarci a fare adeguamenti sui nostri regolamenti che ci pervengono dalle leggi nazionali. Grazie. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, Assessore, Liberi TV, un saluto graditissimo al ritorno di Liberi TV in Consiglio. E una piccolissima osservazione su queste delibere che, come giustamente osservava il Presidente della Commissione Laddaga, portano cambiamenti diciamo non rilevanti e sostanzialmente dovuti. Ma una cosa corre l'obbligo di rilevarla, laddove la delibera che riguarda l'IUC prevede nelle esenzioni, perché lo discutemmo come Consiglio questo aspetto, prevede tra le esenzioni alla tassa IUC
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli, con insomma sostanzialmente quelli con uso esclusivo per il culto, ed è ciò che avevamo chiesto in questa sede con un ordine del giorno applicato all'ultima delibera sulla tassa, e che era stato bocciato dal Consiglio. Quindi è un aspetto interessante che va rilevato e che fa apprezzare questo cambiamento, poiché l'esenzione riguarderà non in generale le pertinenze delle proprietà ecclesiastiche, ma le parti giustamente dedicate esclusivamente al culto. È un aspetto importante, questo Consiglio l'aveva bocciato, adesso saggiamente l'amministrazione capitolina l'ha inserito. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se no passiamo alla dichiarazione. Non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, prima di procedere alle dichiarazioni di voto, allora, voi avete visto che nelle delibere inviate non c'è espresso il parere. Di solito quando le delibere arrivano in Consiglio, perché sono passate in Commissione, quindi sulla delibera c'è già il parere espresso dalla Commissione, quindi possono arrivare col parere favorevole o col parere contrario. In questo caso, non essendoci stato passaggio in Commissione, le quattro delibere vengono in Consiglio senza un parere preventivo. Questo vuol dire che noi dobbiamo esprimerci adesso sul parere da mettere nel corpo della delibera. Quindi io metto in votazione la prima... Allora, la 4158 modifica al regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale. Allora, io metto in votazione questa proposta con il voto favorevole. Chiaramente se il Consiglio esprime voto favorevole resta il voto favorevole, se il Consiglio esprime un parere contrario non verrà scritto parere favorevole ma parere contrario, mi sembra logico. Allora, chi è favorevole? Ah, scusate. Dobbiamo ancora fare le dichiarazioni di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, 11 voti a favore, 7 contrari, quindi l'atto è approvato col parere favorevole. Passiamo alla seconda delibera. 4170, definizione dei tributi locali mediante procedimenti di accertamento con adesione. Allora, chi è favorevole? C'è ragione. No, scusate. Ci sono le dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Meno male che c'è Anna Maria che... Allora, quindi non ci sono... passiamo alla votazione. Chi è favorevole al parere favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi? Undici voti a favore, 7 contrari. Allora, l'atto è approvato. Passiamo alla terza delibera, 4173.
modalità di regolamento, modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole al parere favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 11 voti a favore, 7 contrari, nessuno astenuto, quindi è approvato il parere favorevole. Passiamo all'ultima, la proposta 4855, modifica regolamenti in materia di imposta unica comunale, comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria e il tributo sui servizi indivisibili. Dichiarazione di voto? Consigliere Tutino. Solo su questa delibera, Presidente, per ribadire l'importanza piccola ma grande di un avverbio, ed è per l'appunto l'avverbio esclusivamente, poiché saranno esentati soltanto, lo ripeto, quelle parti degli edifici ecclesiastici dedicati esclusivamente al culto. Un atto di saggezza da parte dell'amministrazione che, voglio ribadire, va non solo in direzione della sensibilità dei cittadini, ma anche della sensibilità della Chiesa di Francesco e non della Chiesa dell'Opus Dei. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al parere favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 11 voti a favore, 7 contrari e nessuno astenuto, quindi il parere favorevole è approvato. Quindi abbiamo completato i pareri, l'espressione parere sulle 4 proposte di delibera propedeutica al bilancio. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, proposta di risoluzione di iniziative della Commissione Seconda, avente ad oggetto modifica periodo di vendita dei prodotti primaverili per i posteggi isolati stagionali. Credo che sia la terza volta che portiamo in consiglio un altro. Prego, Presidente della Commissione. Sì, anche quest'anno purtroppo ci siamo trovati di fronte a condizioni climatiche abbastanza avverse che hanno penalizzato i produttori agricoli e quindi anche quest'anno ci siamo posti il problema in quanto rappresentanti dei cittadini di aiutare e di venire incontro alle difficoltà per quanto c'è possibile, per quel poco che c'è possibile. In quanto la normativa prevede per i produttori agricoli stagionali, per i venditori agricoli stagionali, che ci sia un periodo di fermo dell'attività individuato appunto dalla norma nel mese di aprile, periodo in cui questi venditori non possono espletare la loro attività, periodo che invece è ricco diciamo è ricco di opportunità perché appunto le stagioni si sono modificate e quindi in questo periodo magari ci sono dei prodotti che nei periodi precedenti non si riesce a raccogliere e quindi non si possono vendere. Allora la Commissione Commercio ha pensato, come negli anni precedenti, di ridurre questo periodo di fermo, anziché per tutto il mese di aprile, ridurlo ai 10 giorni centrali del mese di aprile, consentendo ai produttori agricoli di espletare la loro attività nella prima e nella ultima decade del mese di aprile, questo per cercare di risollevare la loro situazione economica, perché anche questo è il compito
compito del municipio aiutare quelle attività economiche che sono già molto penalizzate dalla crisi e purtroppo anche dalle condizioni atmosferiche. Quindi la Commissione ha approvato all'unanimità questa risoluzione, come anche negli anni scorsi. Io ringrazio tutti e mi auguro che l'Aula accolga altrettanto favorevolmente l'atto. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Allora apriamo la discussione. Chi ritiene di intervenire? Consigliere Matonno, prego. Anche noi condividiamo quello che ha detto il Presidente della Commissione Commercio, ribadendo che sono anni ormai che stiamo aspettando questa benedetta modifica alla legge regionale e che purtroppo siamo costretti ogni anno ad andare avanti con queste proroghe, con questi riconoscimenti. Speriamo che l'anno prossimo sia un anno buono, che finalmente dopo 10 anni questa legge venga modificata, perché credo che sia vecchia di forse 14 anni e forse pure qualcosa di più. Pertanto il voto di Forza Italia è favorevole. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 17 voti favorevoli. Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi la risoluzione è approvata. Passiamo adesso all'ultimo punto, proposta di risoluzione, iniziativa della Commissione Quinta, area pedonalizzata di via La Spezia, strade vicine, metro C. Prego il Presidente della Commissione anche per chiarire diciamo, un po' il percorso di come l'atto è arrivato in Consiglio. Prego, Consigliere Cofa. Grazie Presidente. Sì, premetto che il refuso che si era verificato era rispetto alla versione originaria che era stata elaborata in Commissione, che però nella seduta del 15 febbraio era stata ampliata e modificata, però per la convocazione del Consiglio c'era stato il problema che essendo stato preso dallo stralcio del verbale ai consiglieri era arrivata la versione precedente e non quella definitiva. Per questo, ai fini giustificativi della ratio per cui ieri abbiamo mandato le mail di rettifica in merito a questo senso. Tornando al merito, quest'atto nasce da una iniziativa dei comitati coinvolti nel quadrante e si pone la realizzazione di una variante in corso d'opera per il progetto della sistemazione superficiale di Largo Brindisi da parte di Roma Metropolitana e Metro C e le proposte di nuove pedonalizzazioni dall'alto in conformità con il piano regolatore generale e il nuovo piano generale del traffico urbano approvato in questa consigliatura. Allora, il tema è particolarmente ampio e comprende diversi aspetti. Il tutto nasce nel 2006 quando il quadrante comprensivo che va da Piazzale Appio fino a Via Taranto rimane interessato dalla cantierizzazione della metro C ed ancora oggi rimane pesantemente penalizzato rispetto al flusso veicolare di attraversamento da parte dei veicoli che vengono dalla tangenziale e da quelli che vengono dal quadrante sud-ovest, quindi dalla Cristoforo Colombo. Il percorso appunto da ormai 10 anni a questa parte che hanno intrapreso i comitati che sono intervenuti in commissione, abbiamo fatto un paio di sedute anche piuttosto dinamiche dove sono intervenuti appunto i comitati e i referenti di Roma Metropolitana, hanno creato anche grazie al supporto del laboratorio Sottovuoti, un laboratorio di giovani architetti molto, molto competenti, che hanno realizzato planimetrie e progetti rispetto alla pedonalizzazione dell'area interessata.
proprio in previsione appunto dell'apertura della stazione metro C di San Giovanni, che è stata ad oggi ancora prorogata, la sistemazione futura risulterebbe comunque in perfetta sintonia con quelle che sono le dinamiche del piano generale del traffico urbano. Andando nel merito della progettistica, possiamo comunque dire che l'area pedonale comunque coinvolta parte nella parte bassa di via La Spezia e comunque coinvolge quello che è il piazzale di Largo Brindisi appunto. In commissione abbiamo, come ho già ribadito, abbiamo portato le planimetrie che sono allegate al testo che andiamo a votare oggi e diciamo la proposta definitiva è quella della nuova viabilità di questo quadrante, che cito nel merito per dare maggiore contezza ai consiglieri e all'aula tutta. Su Viale Castrense si prevede la chiusura e la recinzione della sede stradale, anche questo come previsto dal piano regolatore generale in merito al progetto del parco lineare delle mura aureliane. L'intervento rivedrà comunque la riapertura dei cancelli del parco delle mura aureliane al fine di consentire la costituzione di un unico grande parco urbano che inglobi quell'area. Oltre a questo è prevista anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello chiuso che segue l'itinerario perimetrale che va da Piazza San Giovanni e si conclude a Via Taranto, passando per Via La Spezia, Villa Fiorelli, Via Enna e Piazza Ragusa. Chiaramente il tema dei costi è il tema più importante e essendo questa appunto una richiesta di variante in corso d'opera, l'intervento dal punto di vista oneroso è garantito da Roma Metropolitane, il quale con i propri referenti ha comunque ribadito che da parte loro del concessionario non c'è totale chiusura a questo, anzi l'auspicio è proprio a maggior ragione la realizzazione da parte loro. È chiaro che si prevede un intervento ingente, un intervento che modificherebbe strutturalmente tutto l'asse viario di quel quadrante, ma è anche un intervento che lo modificherebbe in senso positivo e propositivo. Dobbiamo ribadire che l'obiettivo del piano generale del traffico urbano, che abbiamo ampiamente discusso nel corso di questa consigliatura, è quello di ridurre il traffico privato in tutto l'anello ferroviario, il primo anello ferroviario della città di Roma, per cui la parte appena esterna alla City Storica e quindi la città consolidata. Con questo piano rientriamo perfettamente in sintonia con queste ambizioni e quindi chiediamo anche la definizione della ZTL, il tutto con la definizione progressiva per tutti i quartieri all'interno del citato anello ferroviario. Ribadisco che quest'atto nasce appunto dall'intenzione dei comitati che tramite i consiglieri Ciancio e Lancia del gruppo PD hanno portato all'attenzione della Commissione Quinta, dove abbiamo integralmente con tutti i commissari predisposto le modifiche e quelle che sono sopraggiunte poi all'atto definitivo. Ma è da considerarsi appunto che il merito di tutto l'aspetto progettuale di quest'atto è dei comitati coinvolti e appunto del laboratorio Sottovuoti che se ne è fatto carico. Io spero che l'Aula oggi tutta possa esprimere parere favorevole, come è stato dato in commissione, perché penso che sia un ottimo registro di iniziativa di questo municipio rispetto a quella che è un tema centrale come l'abbattimento comunque dell'alto numero dei veicoli privati e l'ambizione da qui a una decina d'anni magari di cambiare seriamente quello che è l'aspetto della viabilità nella città e nel nostro municipio. Per cui spero che oggi l'Aula possa esprimersi in senso favorevole. Grazie. Grazie Presidente Cofano. Allora apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Valozzi, prego. Quest'atto scaturisce appunto da un incontro sollecitato dai consiglieri Lancia e Ciancio con Roma Metropolitana e i comitati e a quanto ricordo a quell'incontro era stato anche convocato il Dipartimento, se non sbaglio, ma come sempre non si è presentato. Logicamente i comitati hanno presentato un progetto molto ambizioso ma anche molto utile per quel quadrante e Roma Metropolitana si è subito resa disponibile ad accoglierlo perché dice giustamente dovendo sistemare
sistemare l'area comunque sovrastante per convenzione, a noi fare una cosa o farne un'altra a un certo punto cambia poco. Il problema è sempre il dipartimento. Io non capisco perché in anni che si parla della sistemazione di quell'area successiva comunque alle chiusure del cantiere, il dipartimento ha già dato, comunque ha già fatto il percorso di conferenze e servizi, hanno approvato un progetto in cui si prevede la semplice riapertura dell'area. Io penso che quando ci sono degli interventi così invasivi su un territorio, un dipartimento dovrebbe prima di tutto ascoltare i territori, quindi l'ente locale, cioè i municipi, i comitati, in modo che si eviti di fare sempre queste varianti in corso d'opera che ad oggi le vedo alquanto difficili, visto che la consigliatura sta per terminare, visto che i lavori stanno andando avanti, visto che i soldi gli sono stati dati per terminare le opere, ma se non si interviene presto con una nuova variante, con una nuova conferenza di servizi e con un nuovo mandato, loro proseguono per la loro strada. Quindi mi auguro profondamente che degli studi approfonditi vengano fatti in quella zona, proprio per limitare il traffico, per agevolare i cittadini, avendo comunque delle aree dove potersi incontrare, per sviluppare una mobilità sostenibile anche ciclopedonale. Però credo che il Dipartimento queste cose e il Comune tutto debba imparare a farlo all'inizio, a priori, e non sempre in corso d'opera. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Il quadrante di cui stiamo parlando è un quadrante molto fortunato perché ha tantissimi trasporti pubblici, due metropolitane, tanti autobus che passano, ma paradossalmente anche un'autostrada. Dall'apertura di quella disgraziatissima tangenziale est passano migliaia e migliaia di veicoli l'ora che arrivano dalla tangenziale, attraversano tutto un quartiere che è abitato, pieno di negozi, frequentato eccetera, e vanno dall'altra parte di Roma. Quindi siamo un corridoio di passaggio. La tangenziale sicuramente è stata progettata da qualcuno che pensava che Roma finisse alle mura aureliane e che dietro c'era tutta campagna, perché non si spiega altrimenti come abbiano potuto aprire un'autostrada del genere in pieno centro abitato. Siamo stati messi in croce per decenni, prima dai cantieri della metro A e adesso dai cantieri della metro C. L'edificio che ospita la scuola Carducci è stato danneggiato prima dalla metro A e poi, una volta ristrutturato, è stato danneggiato dalla metro C e hanno dovuto rifare le fondamenta, i cornicioni cadono, dentro ci sono bambini. E si pensa, io ho visto la conferenza, ho letto la conferenza dei servizi che è stata fatta per il ripristino delle aree superficiali e non ci si è posti minimamente nessun problema, si riapre così come era, non ci sono più gli alberi che prima c'erano, non ci sono più alcune i giardinetti che prima c'erano, si apre l'autostrada e via con le macchine che arrivano a tutta velocità e poi si fermano a via Magna Grecia e li stazionano per ore e ore e ore. Questa proposta, che poi valuteranno i tecnici ovviamente, valuterà il Dipartimento Mobilità, è una proposta che cerca di ridare un minimo di vivibilità al quartiere. È un quartiere che è rimasto senza neanche una piazza e che non ha più luoghi di socializzazione, non ha posti dove i giovani possano intrattenersi se non i pub dove vanno a bere, e quindi merita anche un pochino di rispetto e merita di non essere soltanto un'autostrada di passaggio. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Insomma, riteniamo che questo atto che ci viene... Io non sono in Commissione Lavori Pubblici, quindi non ho potuto seguire insomma, direttamente l'iter di quest'atto e la discussione in merito. Però, insomma, riteniamo come gruppo che vada in una direzione che ci piace e che auspichiamo possa essere privilegiata nei prossimi anni in questa città, cioè cominciare a pensare una città per le persone e non solo per le macchine, come purtroppo è stato fatto in tanti anni e molto spesso finora. Questo può prevedere, può comportare anche qualche piccolo sacrificio in questo senso, però insomma sono anche sacrifici a cui ci si abitua abbastanza rapidamente e che comportano però un miglioramento della qualità della vita dei residenti, che ci sembra molto più importante appunto di qualche
minima privazione. Quindi, insomma, come era stato detto anche all'inizio di questa consigliatura dal sindaco e dalla giunta, insomma, per cui si prevedeva addirittura un'area pedonale in ogni quadrante con la chiusura di alcune vie, magari non ovviamente principali, evidentemente non di grande scorrimento, ma puntare a delle aree che fossero appunto utilizzabili e frequentabili e fossero a favore di una maggiore opportunità di socializzazione e di incontro per le persone, appunto, e non solo di scorrimento per le macchine. Io, insomma, ricordo ancora una battuta che fece il comandante del settimo gruppo Appio la prima volta che venne in commissione, nella commissione che presiedo, quando, insomma, gli chiedemmo una prima impressione sull'ex nono municipio, quindi, diciamo, su tutto il municipio dove era appena arrivato, e lui disse: beh, diciamo che assomiglia, per certi versi assomiglia più a un garage che ad un luogo abitato da persone, proprio per la preponderanza che viene sempre data all'utilizzo e al passaggio delle auto e non alla possibilità di viverla da parte delle persone. E, mi permetto anche una notazione, mi fa molto piacere, insomma, sono contento come presidente della Commissione Cultura, dove abbiamo parlato in più occasioni del progetto urbano delle Mura Aureliane, quindi di riqualificazione di un'area a ridosso delle mura che nell'area compresa tra Porta Sinaria, quindi, diciamo, tra San Giovanni e Porta Metronia, sono un po' svilite da alcuni edifici, insomma, anche di nascita non proprio sempre legittima e ben ragionata dall'inizio, e che invece andrebbero riqualificate come, scusate, però andrebbero riqualificate anche con in un'ottica di rivalutazione culturale e turistica, per un monumento, insomma, quello delle Mura Aureliane, che è il più grande di Roma e che prevedeva un circuito di quasi 19 chilometri. Quindi, se riuscissimo a ragionare in termini di cultura turistica e di riqualificazione anche di questo immenso patrimonio archeologico e culturale che abbiamo in città, ecco, forse sarebbe un elemento positivo da aggiungere. Quindi, insomma, vedo con soddisfazione anche la menzione a questo parco, che abbiamo potuto apprezzare nella sua ideazione, nella sua progettazione, anche in Commissione Cultura. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, consiglieri. Naturalmente la mia salute cagionevole mi impone di usare un tono abbastanza pacato e tranquillo. Volevo ringraziare la Commissione, il Presidente e chi ha lavorato per questa risoluzione, che si presenta in conformità a tutto quello che è stato il progetto. Però vorrei citare qualcosa che parte da lontano. Il progetto urbano San Lorenzo, che nessuno vuol mandare avanti, è quello che darebbe finalmente soluzione a tutto il quadrante, perché se noi guardiamo il sistema delle regole allegato al PRG, noi sfondiamo una porta aperta, e ci sono pure le risorse destinate per fare alcuni interventi importanti, per quanto la risoluzione che andiamo ad approvare in prima battuta chiede di fare delle cose molto semplici a Metro C, che già ha fatto nel mese di agosto su nostra proposta e richiesta. Mi riferisco al pezzo di via Orvieto, chiuso tempestivamente dopo che il nostro municipio ha approvato all'unanimità una risoluzione. Per dire la verità, nel mese di agosto stavano per trascurare questo aspetto, celermente, in conformità alla risoluzione approvata, Metro C ha permesso l'esecuzione integrale di una variante in corso d'opera. Però non è una variante sostanziale cambiare un marciapiede, allargare un marciapiede, è una variante che rientra nei costi, quindi non è una variante che modifica gli importi, bensì modifica le quantità, e quindi l'hanno accettata e l'hanno realizzata, e di questo noi dobbiamo esserne, come dire,
orgogliosi perché i cittadini lo chiedevano e hanno sistemato, per quanto sempre con dei materiali che potevano essere sicuramente migliori, però hanno rifatto una soluzione accettabile. Questa risoluzione, oltre ai punti che ha evidenziato molto bene il Presidente, dovremmo dire che nella prima parte ci sono dei punti molto puntuali e precisi, come uno, l'allargamento dei marciapiedi davanti alla scuola Carducci, che attualmente i genitori non sanno dove sostare, quindi in previsione dell'apertura stringere la sezione stradale di quel poco che basta a defluire il traffico, a realizzare una pista ciclabile, ma soprattutto la sosta per i piccoli utenti, è una cosa giustissima da fare. Quindi io ritengo che allargare il marciapiede davanti alla scuola Carducci, e non solo, perché poi la stessa cosa potrà essere realizzata in prossimità di Largo Brindisi, nuova piantumazione di alberi, perché di questo poi è una cosa importantissima. Io ho guardato il sistema delle regole, il sistema delle regole del PRG propone una quantità di alberature molto molto grande, per cui l'adeguamento a questi parametri semplici, corretti. La seconda parte della risoluzione, quella più ambiziosa, cioè quella di realizzare il parco lineare, bene, nel progetto urbano San Lorenzo, io vorrei leggere alcuni dati delle opere pubbliche previste, perché qui se accendete il computer e andiamo sul dipartimento ci accorgiamo che queste opere pubbliche sono puntualizzate, precise, secondo gli standard, e quindi ci sono degli importi che prevedono delle opere proprio per realizzare quello che nell'anello ferroviario è la salvezza per il municipio, perché noi da quando nasce la tangenziale noi abbiamo il traffico di attraversamento che dalla tangenziale vuole arrivare alla Cristoforo Colombo. Questo si può realizzare perché il PRG prevede i sottopassi, prevede la poligonale orientale, prevede una nuova circonvallazione interna dopo la demolizione della tangenziale. Questo è riportato nel progetto urbano San Lorenzo, che invito tutti i consiglieri a prenderne visione e a sostenerlo, perché se noi vogliamo una città con una qualità della vita più alta, dove le centraline non superano le barriere, noi dobbiamo limitare assolutamente l'utilizzo della macchina, dissuadere dall'utilizzo della macchina e trovare una soluzione alternativa che Roma ha attraverso una rete di tram che era unica in Europa. Proprio per questo io ritengo su quest'atto che, dopo il percorso che ha fatto, è una soluzione che possa essere condivisa. Ma soprattutto l'ultimo punto, il quarto punto, cioè riapertura di un tavolo dove il Dipartimento, il Municipio possa valutare con calma e con attenzione questo intendimento e questo tracciato che il municipio ha voluto in questo scorcio di tempo avviare. Forse la cosa di cui avrei voluto che la Giunta si esprimesse, perché dobbiamo avere coraggio anche nei momenti difficili, la politica deve dire la sua. I comitati possono dare un indirizzo, però poi la politica si deve assumere le responsabilità del fare e del fare bene. Questa è una proposta che va nella direzione giusta in quel quadrante di città dove ci sono dei beni irriproducibili come le mura aureliane, come alcuni edifici Liberty, come alcuni edifici con una valenza architettonica straordinaria. Dovremmo stare molto attenti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Altri interventi? C'è un microfono acceso, consigliere Ciancio. Consigliere Steritano, prego. Sì, grazie Presidente, signori colleghi consiglieri. No, io volevo fare un piccolo intervento. Che dice, consigliere Matrona? Al Balonga è finita, vabbè, non lo so. Stiamo parlando di un'altra cosa adesso, Alba Longa magari lo vedrai nella prossima consigliatura, sempre se sarai eletto, perché è dura.
Detto questo, no, il mio intervento su questo argomento, che io ero un po' titubante nel lavoro fatto in commissione, però io penso che poi la politica deve scendere in campo dando una speranza che si possa risolvere il problema, perché qualche volta, presi dalla frenesia del bilancio, smettiamo di sognare e la politica senza sogno diventa sterile, diventa brutta, diventa triste. Io devo dire che lo faccio pubblicamente, non lo faccio nei corridoi e neanche personalmente, perciò lo faccio. Il lavoro fatto nella scorsa consigliatura all'ex nono del consigliere Ciancio, che qualche volta è sgrammaticato nel modo di affrontare certi argomenti, però gli va riconosciuto la passione politica e la passione per la sua architettura, e i comitati di quartiere che lui ha cercato di sostenere hanno fatto un lavoro, come ripeto, da sognatori. E questa mattina io sosterrò con tutte le mie possibilità questo argomento, perché qualche settimana fa, insieme ormai quasi al mio amico Cofano, mi dispiace per te, non vorrei che qualcuno che poi te ne penti che dica questa cosa, mi ricordo una volta c'era un personaggio che voleva fare una fotografia accanto a me, io ho detto non vorrei che poi te ne penti, se n'è pentito. Detto questo, tornando all'argomento, l'argomento importante è che la Commissione ha lavorato, abbiamo lavorato, io, come ripeto, non ero, perché ero preso dal bilancio. Verrà veramente la Metro C a mettere dei finanziamenti per fare quest'opera? Punto interrogativo. Ma non si può continuare a far politica se non pensiamo che ce la possiamo fare, e perciò io questa delibera la porto avanti. Ringrazio i comitati, il bravo consigliere Ciancio che ha fatto un lavoro, no in questi ultimi due settimane ma nella scorsa consigliatura. Non è una cosa che la settimana ha avuto anche, infatti ha iniziato il suo intervento dicendo non mi sento tanto bene, perciò io spero che il consigliere Ciancio finisca questa consigliatura, verrà eletto pure la prossima, però con un tono un po' sereno, non vorrei che si stasse male, perciò questa è la cosa importante, di portare avanti questo progetto in maniera normale. Grazie. Grazie consigliere Steritano. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Cerconi, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. È arrivata consigliere. La proposta che oggi ci viene sottoposta, devo essere sincera, non mi convince. Non mi convince per niente, nonostante il lavoro fatto egregiamente dai comitati, nonostante le proposte che ci sono state fatte, ma come ha detto qualcuno prima di me, noi dobbiamo pensare abbiamo la responsabilità del fare, e la responsabilità del fare concerne anche una lungimiranza politica. Io da quando sono qui in municipio ho visto tantissime proposte, alcune fatte sulla scia più di consigli, più del sentito dire, piuttosto che sulla fattibile realizzabilità della proposta. Mi spiego meglio. Noi oggi, come al solito, continuiamo a chiedere sacrifici ai cittadini, perché è questo che noi chiediamo. Si decide, perché è il PRGTU che l'ha deciso, di chiudere la tangenziale, di abbattere un pezzo della tangenziale, senza però poi offrire
i servizi veri ai cittadini, cioè noi chiudiamo le strade, però poi i servizi pubblici fanno schifo. Allora io mi chiedo, perfetto, qualcuno andrà in bicicletta, chi non riesce ad andare in bicicletta come si muove oggi? Allora, a piedi, certo a piedi, noi ci facciamo i chilometri a piedi giustamente perché vogliamo stare in salute, ma questa non è, e noi ce ne rendiamo conto, una possibilità. Allora, solo lavori, solo modifiche, senza servizi, non è quello, non è la politica che possiamo portare avanti noi di Fratelli d'Italia. Serve dare servizi ai cittadini, serve riconsiderare la mobilità, e questo lo dico perché il quadrante Appio Latino ha subito negli anni, sta subendo, continua a subire, veri e propri, non voglio usare parole forti, quindi ripeto la frase, è un cantiere a cielo aperto tra la metro C, buche, continui PUP, che è il piano urbano parcheggi, vi parlo di Largo Vercelli, che ha fatto morire completamente il commercio l'intorno, il cantiere della metro C che non si sa quant'è durato, o come succede per via Gallia, dove il cantiere della metro C, che si trova a via Lipponio, ha fatto confluire tutto il traffico su una strada principale, che è quella di via Gallia, la quale, non riuscendo a sopportare il peso, ha creato dei crateri. Quindi via Gallia è una groviera, non svizzera, tutta romana, ma una vergogna capitale, questa è la verità. E oltretutto noi oggi non abbiamo neanche i soldi per andarle ad attappare queste buche, perché le ditte non ci sono. Allora, quello che mi chiedo io, dovendo votare una delibera del genere, è tra quanto tempo e in quanto tempo si vogliono realizzare questi lavori, perché è bello il risultato finale, ma quanto ci vuole, quanto dobbiamo far subire ai cittadini, quanto il commercio poi deve in realtà subire, quanti negozi devono chiudere. Non solo, prima ho parlato di lungimiranza politica e l'ho fatto in riferimento ad un altro degli argomenti che sarà sicuramente oggetto di discussione qui, è che via Albalonga, dove lì la lungimiranza politica avevamo, io no perché l'avevo detto, Fratelli d'Italia si era schierata contro, i prosciutti davanti agli occhi, perché i cambi di mobilità devono essere fatti non guardando 200 metri, non assecondando 4-5 persone che vivono su quella strada, ma guardando in generale la mobilità e in generale quello che succede in quel determinato quartiere. Mi trovo d'accordo sulla necessità di rimodulare il traffico sulla tutela del nostro patrimonio archeologico, sulla necessità di fornire servizi, di creare piste ciclabili, perché Roma può diventare anche e deve diventare una capitale europea. Ma in questa proposta, e in particolar modo nel PRGTU, io non trovo un bilanciamento tra quello che chiediamo ai cittadini e quello che noi offriamo, ed è per questo che voglio dichiarare la mia contrarietà, nonostante un ottimo lavoro fatto dai comitati, ma ricordo a tutti che per quanto noi vogliamo e possiamo assecondare i comitati, noi facciamo politica, e politica significa non dare ragione ad uno perché ci sta più simpatico, ma tutelare i cittadini, e in virtù di questo io personalmente voterò contrario. Grazie. Grazie a lei, consigliera Cerconi. La dichiarazione di voto è sua personale o del gruppo? Vabbè, poi vediamo. Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi? C'è qualcuno che ha alzato la mano? No. Ah, non ci sono, allora ha chiesto l'assessore, voleva intervenire? Prego. Signor Presidente, consiglieri, no, questo mio intervento per rappresentare quello che è stata la valutazione della Giunta rispetto alla risoluzione elaborata e proposta dai consiglieri Lancia e Ciancio, poi rielaborata e rivista dalla Commissione Lavori Pubblici con il contributo di tutti i consiglieri. Alcune cose bisogna dirle, cioè
io capisco i disagi della metro C. La metro C è l'opera pubblica più importante che si sta svolgendo nel nostro paese in questo momento, per cui la difficoltà e i disagi che portano i cittadini sono comprensibili, e laddove c'è stata la possibilità, prima il consigliere Ciancio citava la questione di via Orvieto, dove siamo riusciti ad intervenire in tempo utile per andare incontro a quelle che erano le richieste dei cittadini, ma io posso ricordare a tutto il consiglio, perché poi pure quello è frutto di un lavoro complessivo della giunta, del presidente del consiglio, rispetto alla sistemazione definitiva della rotonda di Porta Metronia, avendo fatto anticipare a metro C una parte di quella che doveva essere la sistemazione definitiva, e credo che in quell'ambito, che richiedeva una riqualificazione, siamo riusciti a intervenire in modo efficace ed efficiente. Per quanto riguarda le difficoltà del traffico, della sosta, io permettetemi di dire che la parte più consolidata del nostro territorio, oggettivamente per l'intensità abitativa, è una delle maggiori criticità, dei maggiori disagi che hanno i cittadini. Ma diciamocelo, anche da contraltare, e bene che sia così, che in una prospettiva di scenario che io ritengo e spero la più breve possibile, ne abbiamo ragionato insieme nel momento in cui il Consiglio ha proposto, così come abbiamo fatto anche nel PGTU, abbiamo avanzato la richiesta della stazione delle ferrovie a Piazza Zama. Quello è un quadrante che da Lodi, San Giovanni, Piazza Re di Roma, Ponte Lungo, la stazione della metro di Piazza Zama e la futura fermata della metro C a Ipponio, forse è il quadrante di Roma dove la struttura del trasporto pubblico su ferro sarà la più importante della città. È chiaro che in questo momento però i cittadini soffrono di questi lavori, però dobbiamo capire e sapere qual è l'obiettivo, che credo che sia un obiettivo importante ed ambizioso, di cui tutti quanti noi, se riusciamo a coglierlo, io, la prossima consigliatura che ci sarà sicuramente porterà avanti quelle che sono state anche le elaborazioni di questa consigliatura, di quelle che vengono prima, potrà portare avanti in maniera proficua e quindi portare beneficio a questi territori. Permettetemi di dire che alcune cose rispetto ai temi che sono stati citati e sono stati menzionati in questa discussione. Io credo che nell'ex nono municipio difficilmente siano stati gestiti da tutti quanti noi in maniera mediamente efficace i lavori di un PUP come quello di Largo Vercelli. Io non ho avuto nessuna rimostranza da parte di cittadini sulla questione della risistemazione di Largo Vercelli e di come il PUP è stato completato. Io credo, perché ne abbiamo parlato con molti di voi, che magari anche quelli che erano stati fatti precedentemente erano stati, avessero avuto quest'esito. Forse molti dei problemi in cui ci dibattiamo sarebbero superati. E questo non è che è un merito della Presidente, mio, della Giunta, ma di tutti quanti noi che nel lavoro complessivo, perché molti di voi quando magari andavo al cantiere li incontravo, perché svolgevano quel ruolo di vigilanza rispetto al territorio, come l'attività di consigliere. E lo stesso è pure via Alba Longa. Badate bene, su via Alba Longa si è scatenato un io rispetto le opinioni di tutti, ma bisogna dire la verità,
Il tratto di via Albalonga non fu fatto durante la precedente consigliatura dal Comune di Roma perché qualcuno era molto potente, diciamo, e non voleva quel che si completasse il piano particolareggiato del traffico di quel quadrante, ponendo a scusa anche la realizzazione che era in corso di essere del parcheggio. In questa consigliatura abbiamo prima risolto il problema del parcheggio, abbiamo ripristinato l'esistente, la situazione esistente, quindi ridato una normalità a quello che erano i flussi del traffico, dopodiché concordemente con tutti gli organi dell'amministrazione, Polizia Locale, Comandante Clemente, Agenzia della Mobilità, ATAC, mezzi di soccorso, abbiamo progettato quella sistemazione provvisoria che, devo dire, ha dato l'esito sperato, perché non c'è stato nessuno da quel momento che ha potuto lamentare un'interruzione dei pubblici servizi come avveniva prima, perché prima, senza quella sistemazione, periodicamente il mezzo pubblico su via Albalonga non si fermava e non svolgeva la sua funzione. Questo lo dico per i fatti, poi ognuno può pensare che quella cosa sia efficace o meno. Io penso che sia una cosa positiva e tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare affinché quella sistemazione superficiale diventi definitiva, così come abbiamo fatto a Porta Metronia, e credo e spero che lo si riesca a fare nel più breve tempo possibile. La questione della metro C, il progetto presentato è stato pure diciamo rappresentato da parte dei comitati in una assemblea, in una commissione consigliare ad aprile del 2015 convocata all'uovo, in cui la complessità, io ricordo questo, la complessità del progetto, l'ambizione del progetto che legava a sé le varianti dalla metro C con degli investimenti legati alla ciclabilità e al recupero del parco lineare, il completamento del parco lineare delle mura aureliane, perché noi sappiamo che nel tratto delle mura latine noi abbiamo sicuramente una ottima realizzazione che col contributo dei cittadini si riesce a mantenere in maniera dignitosa, proprio perché se ne fanno carico e la loro manutenzione, e c'era un progetto di prosecuzione di quel parco fino alle mura, fino alla Porta Latina. Il completamento verso le mura aureliane, così come le carte delle tabelle, sistemi e regole che citava qualche consigliere, il piano regolatore prevede, è sicuramente auspicabile e sicuramente l'amministrazione comunale ci dovrà fare i conti. Quindi riduzione del traffico, miglioramento degli spazi, soprattutto antistante le scuole, realizzazione del verde, sono sicuramente opzioni condivisibili, obiettivi che anche in altri ambiti abbiamo cercato di raggiungere. La Giunta su questo non ha il minimo dubbio che siano cose che sul quartiere possano portare un beneficio importante. Non abbiamo espresso il parere su questa risoluzione perché, come molti di voi lo hanno rivendicato giustamente, cioè il ruolo della politica, in questo momento purtroppo manca la politica, perché l'interlocuzione rispetto alla politica su questo tipo di progettazioni che investono varianti in corso d'opera per quanto riguarda la metro C e investimenti da parte dei dipartimenti, sovrintendenza e quant'altro, ci rimane impossibile. Assessore, c'ho un minuto, La ringrazio, sto finendo. E proprio per questo e per non incorrere in false promesse, essendo noi un organo esecutivo più che di pianificazione,
non abbiamo espresso il parere, ma è chiaro che rispetto a questo scenario legato, come qualcuno di voi ricordava, anche al progetto San Lorenzo, che in questa consigliatura ha avuto una ulteriore passo in avanti, ma ahimè fino al confine con il nostro municipio, nell'attuale secondo municipio nella zona di San Lorenzo, proprio delle proprietà delle dogane, per tutta una serie di possibilità che nel nostro territorio ancora non ci sono, però proprio per questo, per questa complessità, noi non siamo in questo momento in grado di garantire ai cittadini e per onestà intellettuale e serietà non ci siamo espressi. Non per questo quello scenario non sia uno scenario auspicabile per il nostro territorio. Grazie. Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Trutino, lista civica, prego. Grazie Presidente, Assessore, Assessori, Liberi TV. È una... Quella che c'entra Liberi TV con la dichiarazione di voto, consiglio a tutti. Fa parte degli aspetti... Cerchi di essere corretto. Presidente, anche lei cerchi di essere... Presidente, cerchi di essere corretto e lasciare fare ai consiglieri i propri interventi. Ci vuole una correttezza reciproca, soprattutto da chi dovrebbe dirigere l'Assemblea. Quindi, posso? I tre minuti partono da adesso, credo, no? Perché, okay. Consiglio Trutino, faccia la dichiarazione di voto. Se mi dà il tempo la faccio. Questo intervento su Via La Spezia rappresenta uno dei modi in cui la città va ripensata, ovvero attraverso la progettazione partecipata con i cittadini ed attraverso un percorso che vada anche a risanare le ferite di quella TAV terribile che è stata per Roma, che è stata la metro C e che probabilmente ci porterà altre brutte sorprese. Su questo so che non la penso come tutti, ma fatto sta che questo va detto e va detto apertamente. L'intervento è fondamentale e la partecipazione dei cittadini è stata in questo molto importante e molto puntuale, e soprattutto questo atto va anche, e quindi va votato convintamente, nella direzione di una prospettiva più generale sulla città, che, di cui anche ha parlato nella maniera molto efficace l'assessore Morgia, ovvero per quanto riguarda via Alba Longa si è trattato di un intervento che prospettato a lungo e che è simile a questo, e quindi vanno ragionati anche insieme, e che è stato a lungo ritardato per i potentati locali che spingevano contro questo, e che ancora premono e premono anche sul Consiglio perché questo continui ad essere scongiurato. Ebbene, bisogna guardare alle città in questi termini, nei termini di una riduzione del traffico privato, di un aumento dei servizi pubblici e dei servizi pubblici di trasporto, e di una partecipazione dei cittadini, come è avvenuto in questo caso e come è avvenuto nel caso di via Alba Longa, al monitoraggio e alla progettazione di ciò che accade. Quindi non posso che ringraziare i proponenti e non posso che ringraziare le parole anche coraggiose dell'assessore su questo, che pochi in consiglio hanno avuto il coraggio di portare, anche rispetto a quanto accade a via Alba Longa, e lì credo che a breve accadrà qualcosa di molto importante, anche con il sit-in del 5 marzo dei cittadini che con un'azione non violenta richiameranno che quell'opera iniziata da questa amministrazione ed importante sia completata dal Dipartimento. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Cercone, Fratelli d'Italia, prego. Allora, come riprendo un po' quello che ho detto durante il mio intervento, ci metterò pochissimo. Per quanto riguarda
Questo lo devo dire, mi dispiace Presidente, mi lasci due secondi, via Alba Longa, è facile prendere in considerazione 200 metri senza guardare tutte le altre vie dove le persone sono arrabbiate, sono nere per quello che sta avvenendo, però ovviamente noi dobbiamo sentire solamente 3-4 cittadini che abitano in quei 50 metri di territorio e non nelle vie limitrofe dove le macchine rimangono, perché dobbiamo dirlo, se uno in civile parcheggia lì, se si chiude quel tratto di strada, perché sto parlando alle telecamere. Per far sapere a tutti quello che succede in un'amministrazione di sinistra. No, vabbè. Per cortesia. Comunque, per quanto... No, beh, era importante dirlo, visto che hanno parlato... Ma lei, in 3 minuti... faccia la Sarò velocissima. No, no, c'ha 3 minuti. Eccomi. Per noi sarebbe facilissimo dire di sì e votare questa proposta, ma in realtà non siamo convinti dell'attuabilità, non siamo convinti del... di quello che si potrà fare e soprattutto non siamo convinti di quello che può fare questo consiglio municipale, visto che tutte le cose che abbiamo votato poi vengono stravolte al comune. In virtù di questo e di quello che poi sarà anche il bilancio, perché lì si apriranno altri scenari, Fratelli d'Italia voterà contrario e ci troverete soprattutto perché se anche decidiamo di modificare questo progetto, che va modificato in alcune parti, siamo purtroppo certi, per come è successo tante altre volte, che il comune, il dipartimento, la sovrintendenza stravolgeranno di nuovo tutti i nostri progetti, come già avvenuto, e quindi non possiamo prendere in giro i cittadini e votare una cosa che poi non verrà fatta a loro favore. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Ciancio, gruppo PD, prego. Allora, il gruppo PD vota convintamente questa risoluzione e volevo tranquillizzare la consigliere Cercuona che il progetto urbano San Lorenzo lo prevede e non prendiamo in giro nessuno, ci sono due pareri su detta proposta da parte della sovrintendenza e da parte dell'UTS, quindi sono già due pareri. Per favore. Facciamo fare la dichiarazione di voto. Naturalmente i tempi saranno quelli che dovuti, necessari, però intanto c'è una priorità di intervento che modifica, intanto realizza con le opere che la Metro C potrà fare in successione la variazione perlomeno di quello in essere, cioè via La Spezia, i marciapiedi e tutto il resto potrà essere attuato attraverso le risorse citate e riportate nella delibera 36 del 2010. Non so chi c'era nel 2010, un Moriolo, però stamattina sono andato a guardare il computer e vedo felicemente che gli importi potranno essere utilizzati. Non è un sogno, ma a volte è importante anche puntare in alto per ottenere delle cose giuste per i cittadini e che vanno nella direzione del progetto generale che sono gli strumenti attuativi, quindi piano regolatore e PGTU. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Matrona, lo prego, Forza Italia. Allora, è un progetto ambizioso quello di cui si parla, ma è un progetto credo che andrà in porto fra qualche anno, forse l'altro consiglio ne potrà riparlare nuovamente. Però voglio aprire una parentesi un attimo solo su alcune cose che ha detto l'assessore Morgia. Chi è sto potente del quadrante? Perché lì i potenti sono due, o è Pompi o Afantino. Chi è più potente dei due? Assessore Morgia. Dobbiamo parlare di Alba Longa. Ma non è Alba Longa il tema. Scusa. Fatti così tua, no? Scusate, allora, consigliere per cortesia, siamo in dichiarazione di voto, prego. Io faccio gli atti miei. Scusate. Fatti quelli tuoi. Per favore. Visto che si è aperta la campagna elettorale e voglio capire chi è il potente. Vabbè. Perché un assessore. Dopo il consiglio ce lo tira, faccia la dichiarazione di voto. Però un assessore che viene qui, dopo che ha fatto tutta questa grande dichiarazione, che ci ha spiegato tutto quello che succederà nei vari quadranti del nostro municipio e zone limitrofe, è uscito fuori e fa finta di non ascoltare che c'è un potente lì che ha impedito per tanti anni che se realizzasse via Alba Longa. Adesso via Alba Longa è un anno che sta in quelle condizioni, con queste belle cose di plastica al centro,
hanno creato un po' di problemi nelle zone limitrofe, però c'è il potente che purtroppo riesce a bloccare ancora tutto, perché se c'è sto potente, vedo che se finiscono sti lavori c'è il potente che sicuramente è più potente di quel potente che sta al quarto piano. Arrivederci, assessore. No, consigliere Patrol, per favore. No, avevo chiesto giustamente di dire al potente. Ce lo dirà dopo il come così, per favore. Per favore, per favore, siamo in dichiarazione di voto. So che lei come per cortesia, consigliere Patrol. Senti, ce lo dica al potente. Chi è. Qual è la dichiarazione di voto? Ma non su Via Albalunco, su questa risoluzione. Allora, ritorniamo su Via Albalunco. Ritorniamo un'altra volta sulla risoluzione. No, ho detto che non abbiamo nulla in contrario a questa risoluzione, però siccome vediamo che i tempi saranno molto lunghi per l'attuazione e magari il prossimo Consiglio avrà modo di correggere, perché tante risoluzioni per me vanno a finire dentro un cassetto e lì rimangono, il gruppo di Forza Italia si astiene. Grazie. Altre dichiarazioni? Grazie. Consigliere Cofano, gruppo SEL, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ovviamente voterà favorevole alla risoluzione. Posso capire lo scetticismo di qualcuno rispetto alla realizzazione in tempi decenti di un progetto di questo tipo, è legittimo, però d'altronde ci sono voluti 15 anni per ripristinare la legalità in Via Albalunga e questa amministrazione ci è riuscita. Penso che anche se dovremmo aspettare una decina d'anni per un progetto di questo tipo sia un tempo ragionevole e lodevole. Sarà una bella attesa, grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Lanotte, gruppo misto, prego. Allora, io voto favorevole facendo un investimento su questo, perché in effetti si spera che tutto quello che c'è scritto verrà al più presto realizzato. Spero che i tempi non siano titanici, oppure non passiamo altri 40 anni, quindi il mio voto è favorevole. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la risoluzione è approvata con 16 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti. Un tratto è approvato. Buongiorno a tutti e il consiglio è chiuso.